Lisippo, secondo lei devono ridarcelo, deve stare a Fano? È normale, devono ridarcelo perché era una proprietà già italiana, voglio dire, è stata portata via illegalmente, sappiamo quali sono i traffici dei mercati e quindi deve ritornare a Fano, anche perché poi è una storia conservata, dire che c'è una statua che praticamente ci riporta indietro e fa riconoscere quella che è la nostra storia, quindi deve tornare. Il sindaco vuole sentire un po' il parere di tutti, cittadini e autorità, insomma, per stabilire una strategia. Cosa si può fare per riportarcelo? Guardi, io andrei in America direttamente. Sì, perché proprio farei una dimostrazione davanti a quello che è il museo. Se è nostra, devono restituirla, sì. Perché no? Perché... Cosa si può fare? Sta alle istituzioni adesso muoversi con celerità, perché se è roba nostra è bene che venga restituita. Quindi il sindaco fa bene a far sentire la sua voce? Ah certo, senz'altro. Fa bene il sindaco a perorare con forza la richiesta di riaverlo? Fa bene da un punto di vista generale, forse anche politico-partitico. Non so quali siano le reali possibilità di ritorno. Poi non è detto che se tornasse automaticamente verrebbe a Fano. Quindi ci sono molte problematiche, però non si può mai essere nemmeno negativi. Il primo cittadino chiama raccolta un po' le istituzioni e i cittadini. Sì, in fondo dovrebbe agire supportato, cioè se alla città di Nanza risultasse di non ce ne frega niente, però anche in questo caso potrebbe continuare la sua azione ritenendo di doverlo fare. Cosa si può fare per riaverlo qui a Fano, secondo lei? Molto poco, temo. Non dipende da noi. Noi possiamo chiedere, agli altri temo che abbiano qualche difficoltà a ridarcelo. Nel caso sarebbe bello averlo qui comunque a Fano. Caspita, direi proprio di sì. È una vita che dovrebbe tornare. Sarebbe un'occasione anche di turismo, certo, di movimento. Ma sicuramente. Ci si può provare, si deve provare, giustamente. Poi non dipende da noi, purtroppo. È un valore prezioso per la città di Fano e quindi secondo me se ritorna è una bellissima cosa. Lisippo a Fano o patrimonio universale italiano di tutti? Come opera d'arte preziosa è un patrimonio di tutti. Sarebbe bello che ritornasse nella città di Fano, ma in assoluto come opera d'arte è un patrimonio di tutta l'umanità e che tutti abbiano la possibilità di vederlo, di apprezzarlo. Secondo lei deve ritornare a Fano? Deve ritornare a Fano, anzi è una cosa che questi americani hanno rotto un po' le scatole. Quella che è roba nostra va salvaguardata e riportata. Ecco, diciamoglielo, è nostro, ridatecelo. Ridatecelo, anzi con gli interessi di quello che avete guadagnato con l'Isippo.